Ciao a tutti, sono Giusy, sono un'educatrice professionale. Bentornato sul mio canale, se già mi conosci ti do il benvenuto invece se è la prima volta che ci incontriamo. Ne approfitto subito anche per ringraziare, non lo faccio mai, me ne pento sempre, tutti i nuovi iscritti. Ogni giorno cresciamo sempre di più sul mio canale e volevo approfittarne per dirvi grazie perché il mio canale senza di voi non esisterebbe. Per cui grazie davvero, grazie per la vostra fiducia e per il vostro tempo. Questo è un video particolare, questo è un video speciale, un po' nuovo, un po' diverso sul mio canale, è un video sulla mindfulness, in particolare sulla mindfulness informale. Perché? Perché spesso nei miei percorsi con i pazienti che faccio a livello professionale, sapete che utilizzo la mindfulness come strumento educativo e cerco di passarla ai miei pazienti per farne proprio uno strumento personale di benessere, di crescita personale. Finché parliamo di mindfulness formale, quando parliamo di esercizi strutturati, ho già fatto un video al riguardo e ve lo lascio qui, diciamo va tutto abbastanza bene perché magari passo anche degli audio guidati e quindi insomma a volte è più facile. Però spesso le persone hanno difficoltà ad attuare la mindfulness nei momenti informali, nei momenti non strutturati, nella vita di tutti i giorni. E io, come sapete, se mi seguite, se seguite il mio canale, credo molto invece anche nella parte non strutturata della mindfulness, cioè della mindfulness come stile di vita, come approccio di vita, come approccio nella nostra quotidianità, come attenzione al momento presente, nel qui ed ora, come utilizzo consapevole, intenzionale ed efficace di 5 sensi. Quindi adesso la faccio breve. In questo video volevo portarvi con me in una camminata speciale, in una camminata sulla spiaggia al mare e provare a introdurvi com'è per me e provare a trasmettervi come può essere una camminata al mare mindfulness. Quindi nel momento presente, con i 5 sensi, una camminata consapevole in cui godiamo veramente, apprezziamo e accogliamo il momento presente e lasciamo fuori per qualche minuto, la mia è stata una camminata un po' lunghetta, il passato e il futuro. Ho cercato di fare un video breve perché è la prima volta e voglio sapere anche cosa ne pensate, se i video di questo tipo possono esservi utili, possono piacervi anche solo per passare qualche minuto in serenità, ma generalmente i video che parlano di mindfulness sono anche video rilassanti. Quindi fammi sapere veramente nei commenti cosa ne pensi di questo tipo di video, se ti farebbe piacere che sul mio canale ne parlassi di più e ne facessi di più. Tra l'altro, alla fine del video ti farò anche una domanda e mi piacerebbe che tu rispondessi a questa domanda nei commenti, sono molto curiosa, ma non ti anticipo nulla. Adesso ti lascio al video, anzi ti porto con me in una camminata consapevole in mindfulness al mare. Buona visione. Iniziamo con una passeggiata al mare, iniziamo a camminare sulla sabbia, a sentire le sensazioni dei nostri piedi sulla sabbia, della nostra pianta del piede sulla sabbia, dell'acqua sui nostri piedi. Iniziamo a notare la temperatura dell'acqua, è fresca, è fredda, è tiepida. Iniziamo a sentire l'effetto delle onde che vanno e che vengono sui nostri piedi. Sentiamo magari la sensazione di qualche conchiglia, di qualche sassolino, di qualche legnetto. Sentiamo anche la sensazione del vento sui nostri piedi bagnati. Intanto guardiamo anche, guardiamo l'acqua, guardiamo i suoi colori. Durante la lunga passeggiata che ho fatto, non ero sola. Il paesaggio è cambiato moltissimo, dal paesaggio sabbioso, dalla sabbia, siamo arrivati a un punto un po' sabbioso, un po' roccioso e poi vedrete che arriveremo a un punto molto roccioso. È stato bello vedere, osservare, notare e accogliere tutti i cambiamenti, tutte le diversità, tutte le sfumature, i vari colori. Anche il tempo continuava a mutare, quindi vedrete anche nel video che continua a passare tra nel tempo soleggiato, a un certo punto invece si annuvola e diventa più cupo, meno luminoso. E il mare in questi casi, ecco, vedete qui è luminosissimo, qui era tornato il sole, ero arrivata in un punto un po' roccioso, è stato bellissimo
veramente notare tutte le sfumature, le rocce, la vegetazione che cambiava, il cielo che cambiava, le nuvole, i colori, anche la velocità del vento, il rumore del vento, le sensazioni tattili sulla pelle. È bellissimo notare tutti questi cambiamenti con tutti i cinque sensi nel qui ed ora. Tutte le sensazioni diverse che gli elementi della natura, visivi, uditivi, olfattivi, tattili e anche gustativi, perché no, tutti i cambiamenti che provocano in noi, qui, ora, nel momento presente. Notare i dettagli e accogliere quello che c'è, senza pensare al passato, senza pensare al futuro. I ricordi, i traumi, le esperienze negative in questo momento, qui ed ora, al mare, non ci sono. E non ci sono nemmeno le preoccupazioni per il futuro. Adesso siamo qua, solo noi con noi stessi, la natura, la terra, la sabbia, la vegetazione, i cespugli, le onde, la schiuma del mare, i colori del mare, il sole che va che viene. Adesso siamo solo noi, il qui ed ora, connessi con la natura, e questa è un'esperienza assolutamente mindfulness. Per me il mare mi aiuta tantissimo a avere esperienze mindfulness. Non so voi, fatemi sapere nei commenti qual è il paesaggio, l'elemento naturale che più vi riconnette a voi stessi e vi riconnette al mondo. Eccoci tornati qui, spero che questi pochi minuti di camminata mindfulness consapevole in spiaggia al mare ti siano piaciuti. È solo un accenno, chiaramente una camminata di questo tipo fatta in mindfulness può essere approfondita, ci sono mille altre sfumature di cui non ho parlato. Come ho detto all'inizio del video, questo era solo un breve, un assaggio, un aperitivo di quello che potrei portare nel mio canale. Fammi sapere se ti interessa, se ti può piacere, perché veramente ci tengo, ecco, perché a me piacerebbe molto portare questa parte nel mio canale. Ho tante idee, ho in mente anche l'orto in mindfulness, pulire la casa in mindfulness, perché ad esempio il mio approccio alle pulizie di casa si è rivoluzionato con l'approccio mindfulness, ecco, quindi giardinaggio e mindfulness, ma ho un po' di idee, però voglio sapere se possono interessarvi, ma proprio anche per farvi capire cosa vuol dire stile mindfulness, cosa vuol dire approccio mindfulness quando parliamo di mindfulness informale. Adesso però ho parlato già troppo. Ti invito, se ti è piaciuto il video, se ti interessa, a iscriverti al canale, lascia un like e ti invito anche a dare un occhio agli abbonamenti. Ho anche creato per ora solo un livello di abbonamento, vai a dare un occhio se hai voglia di offrirmi un caffè e di supportare il mio lavoro. Tra l'altro, a proposito di mindfulness, c'è un progetto in corso, un progetto importante che sto preparando per voi e spero di potervene parlare un po' meglio nei dettagli nelle settimane prossime, ecco, che le settimane che stanno a venire. Quindi se ti interessa, ecco, seguimi, iscriviti, clicca sulla famosa campanellina così rimaniamo in contatto e non ti perdi questa novità per me grande, spero anche per te, che sta per arrivare. Adesso ti saluto veramente e ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao!